Noi abbiamo il piacere anche questa sera di avere grandi ospiti. Cominciamo alla grande con un giornalista del TG3, l'ex Tele Kabul. Signore e signori, Giuliano Giubilei. Non era proprio la sigla del TG3, però. No, insomma. Ma non è nemmeno la l'inno nazionale dell'Afghanistan. Però, no. Effettivamente no, però potrebbero adottarlo. No, prego, tenga pure il microfono. Tengo, sennò... sì, scusa. Sì. Allora, no, perché prima ero microfonato. Lo so, ma stavolta è passato a me. Adesso conduco io. Bene, Giuliano Giubilei, ovviamente, per chi segue Rai 3, è un volto noto. Io vorrei subito togliermi una curiosità. Ma voi vi sentite in concorrenza col TG4? Oppure una cosa montata? No. No, anche perché parlo se ne dico seriamente, no. No, nel senso che il TG4 non è un'altra, cioè non è un telegiornale. No, è un one man show, infatti. Certo. Ma sì. Beh, sì, effettivamente. Prego. Cioè, nel senso va nel nostro stesso orario più o meno, però è. Cioè, non lo guardiamo, ecco. Certo, è informazione contro intrattenimento. No, ma senza nulla togliere al TG4 a fede, però fanno un prodotto che non è quello che noi consideriamo un telegiornale. Infatti, perché voi siete considerati il telegiornale di sinistra, quello del telegiornale di destra, però comunque il taglio è molto differente. Certo. Il problema è che il TG4 non è che è un telegiornale di destra, è un telegiornale che fa... diciamo che ruota intorno a, cioè sono delle notizie ogni tanto che ruotano intorno, sì, a fede. Noi è più tele che giornale, cioè, sì, è un fede giornale, cioè, noi magari piace o non piace, ma insomma, però cerchiamo di fare un prodotto che assomigli più a un giornale tradizionale, un telegiornale tradizionale. Infatti, ma voi vi vivete come un telegiornale di parte o è un'etichetta? No. È un'etichetta assolutamente, diciamo, che ci hanno attaccato tanti anni fa e che insomma più o meno un po' è servita anche, diciamo, per farci un po' di pubblicità, tutto sommato, ma cioè ce la portiamo dietro un po' come etichetta, però in realtà ormai non c'è più niente di quella stagione, perché parliamo di circa 20 anni fa. Ne è passato di tempo, sì, perché Curzio è stato direttore del TG3 fino al 1900, fino al 94, diciamo. C'era il PDS. Quindi no, era proprio il PDS, no? Sì, cioè era tanto tempo fa. Dunque, Giubilei, a lei senz'altro capiterà durante l'anno che, diciamo, scolastico che sta per, certo, cominciare, chiamiamolo così, di condurre alcune edizioni del telegiornale, quindi sì, senz'altro troppe, le capiterà troppe, certo, di dare notizie. Dunque, prima di tutto, che notizie si aspetta di dare in questo anno? Cioè, per esempio, lei si aspetta di dare la notizia è caduto il governo? No, io mi aspetto di dare, visto che siamo alla festa dell'unità, di non dare che la notizia che è caduto il governo, anzi proprio me lo escludo, di dare la notizia che tanta gente è andata a votare per il Partito Democratico. Sì, c'è questa incognita di quanti aderiranno. Sì, no, ma insomma, comunque sicuramente quello no, è un appuntamento molto importante. Non so che notizia dovrò dare il 20 ottobre, se ci sarà o no questa marcia, questo corteo della sinistra radicale, chi ci andrà, chi non ci andrà. Mussi stasera ha detto non ci va. Non ci va? No, sicuri, no, ma questo sì, sicuri, no, Mussi che non si rade i baffi e ci va senza, così non lo, perché tu non sai che Mussi è come Berlusconi, si è fatto il trapianto dei baffi. Davvero? Sì. Io ero convinto fossero posticci, se li appiccicasse la mattina. No, ha fatto il trapianto dei baffi. Ma davvero? Sì. Trapiantato i baffi? Straordinaria questa cosa. Quindi ad avvenire baffone, perfetto. No, qui abbiamo, e qui c'è Mussi, infatti, qui c'è il padre di Mussi. Don Peppone. No, Don Peppone, cioè Camillo. Sì, vabbè, diciamo che nella fusione. Beh, certo, Camillo, il Partito Democratico. Esatto, viene fuori Don Peppone. Sì. Bene, invece, dal punto di vista della controparte, cioè a destra, lei si aspetta di dare la notizia della nascita del PDL, o secondo lei è una notizia molto lontana? No, credo che continueranno a ragionarci, anche se nascerà il Partito Democratico, se sarà un partito forte, sicuramente anche loro devono fare qualcosa dalla loro parte,
però non credo che sia una cosa a breve scadenza. Intanto anche loro continuano con le sparate di Bossi, anche oggi ne ha detta un'altra. Infatti Bossi, sì, per chi non lo sapesse, è una cosa di questa sera. Bossi pesante, ha dato al presidente del Senato del morto, è un po' il bue che dà del cornuto all'asino praticamente, dato che Bossi è morto 4 anni fa. Però cioè, a parte questo non vogliamo essere troppo cattivi, no, cioè, no, ma io scherzo ovviamente, no però cioè, è gravissimo che abbia detto una cosa del genere. Sì, direi. Una settimana fa ha detto che avrebbero preso i fucili, adesso ha detto questa cosa su Marini, è un po' sgradevole. Che cosa ci sarà da aspettarsi la prossima settimana? Non lo so, cioè, lo sappiamo. Ma per un giornalista dire che è successa questa cosa, cioè riferire cose talmente, diciamoci la verità, surreali, perché insomma, certo. come si mantiene? Beh, guarda, questo però è la questione. C'è una delle questioni più serie della politica, cioè della politica raccontata dai giornalisti. Perché vedi, nella carta stampata tu scrivi la parola prendiamo i fucili e insomma, come dire, è un po' più distante. Certo. Invece se tu dici Bossi ha detto prendiamo i fucili, è un lo più impegnativo. Certo. Cioè, capito? Sì. Sì, è molto più forte. E quindi questo spostare sempre più in là anche il linguaggio, diciamo le immagini che si usano, la pesantezza delle parole, insomma, secondo me è una cosa su cui anche i politici dovrebbero riflettere, insomma, fare un po' di marcia indietro, direi, come il presidente dell'altro la Repubblica invita da tempo, ma tanto no, perché poi dopo c'è il fatto che se tu la spari grossa vai su giornali e in televisione e allora certo, e quindi è una, diciamo, un serpente che si morde la coda. Certo. E io vorrei sapere una cosa: quando nel telegiornale non parte il servizio, c'è qualche problema, stasera ne abbiamo avuti anche noi qui a Iride Caffè. Infatti l'ho visto il collega. E il collega però non aveva il telefono, ma invece avete quel telefono che alzate. Chi c'è dall'altra? Nessuno. È solo una scena. È solo una scena per un disimpegno. Io dalla mia infanzia che mi chiedo chi c'è. C'è il regista, ma cioè noi siamo ovviamente in contatto con la regia e parliamo non con il regista, ma con un giornalista, cioè un collega che, come dire, guida la messa in onda tecnica, cioè quella che fa il regista. Però quello che ci parla o dall'auricolare oppure dal telefono è un giornalista. Certo. Il che complica le cose, perché quando non parte un servizio tu chiami ed è pure peggio, cioè non è sempre peggio, perché poi se non parte un servizio, adesso non la faccio lunga perché lì ci sono ma è una cosa interessantissima, no, cioè ci sono delle, diciamo, delle questioni tecniche, ci sono in un telegiornale all'incirca ci sono 18, 16, 16, 17 servizi. E ci sono delle salette, delle macchine da cui questi servizi vanno in onda. Se non parte il servizio, quel servizio, tu devi stare a... Cioè, chi ti dice... Perché se non parte il servizio, dici presenti un altro servizio. Certo. Però bisogna stare attenti a non... lanciare, come diciamo noi, il servizio che sta nella stessa macchina, perché quella macchina è impallata. È terribile. E quindi cosa... bisogna... che il collega ti dice lancia quell'altro servizio che lui sa essere in un'altra saletta, insomma è complicatissimo perché poi insomma quando succede, cioè, dietro quel telefono volano parole grosse, insomma. Beh, poi quando parte il servizio che l'audio ci viene tolto a quel telefono, altro che parolacce, cioè escono le fiamme da una parte e dall'altra. Sì, infatti ogni tanto quando alzare sente una cosa strana, ancora il fumo che esce. Esatto. Senta, un'ultimissima domanda: lo so che per un dipendente dell'azienda è difficile parlarne, ma la situazione in Rai rispetto alla Rai che c'era 5 anni fa, è vero che non è cambiato niente? No, è cambiato. Qualcosa è cambiato? E sta cambiando? Cioè, c'è no, voglio dire, la RAI soffre ancora oggi di una situazione che si è determinata nei 5 anni precedenti. Perché si arriva però al governo e quindi la RAI come al solito si ribalta. Invece sembra che tutto sommato... No, perché lì ci sono delle situazioni che è molto difficile da rimuovere. C'è per esempio la questione del consiglio d'amministrazione. A parte la figura in sé del consigliere Petroni, però il consiglio d'amministrazione è paralizzato, perché non c'è al mondo nessuna azienda che ha un consiglio d'amministrazione
diciamo con una maggioranza diversa da quello che guida la società. Sì, quindi è chiaro che tu o su tutto raggiungi un compromesso sempre al ribasso oppure l'azienda è paralizzata. Cioè, ma lavorare in Rai vuol dire sentirsi uno statale? No, 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 non si sentono. No, perché ti senti dentro una grande azienda, cioè noi che facciamo il telegiornale, poi ovviamente sono quelli che lavorano nei programmi che avranno un'altra sensibilità, però noi ci sentiamo profondamente giornalisti. Certo. Insomma, non pensiamo di essere statali. Bene, allora viva la Rai e viva il TG3. Grazie. Buonanotte, grazie. Buonanotte.